Noi a Bologna abbiamo cominciato il 1° gennaio 1966 un'esperienza, oserei dire, esaltante. Cesare Maldoni ebbe un'intuizione che oggi gli sarebbe valsa il riconoscimento di un premio Nobel. Cominciava a parlare di prevenzione nel senso più moderno. L'operaio chimico americano conosce due italiani, uno è Cristoforo Colombo, quell'altro è Cesare Maldoni. Ci sono gli agenti cancerogeni. L'amianto è certamente uno dei più potenti. Questo non si sapeva e noi siamo stati i primi a studiare questo composto. Abbiamo iniziato a studiare il benzene e sono iniziati i guai. Trovò dentro una busta nella cassetta della posta un proiettile. Ma questa ricerca, professore, in Italia è nota? In Italia le contano l'immagine, conta i legami e certi interessi coerenti con quella che dovrebbe essere la ricerca scientifica.